siamo col dottor Carlo Sisi, curatore della mostra. Ci parli un attimo delle opere che avete portato in esposizione. L'esposizione riguarda una collezione molto preziosa, quella della famiglia Olsky, che consente di percorrere la stagione importantissima che va dalla metà dell'Ottocento fino ai primi anni del Novecento, ossia si passa dalla stagione di Macchiaioli fino ad arrivare a tutti i pittori che lavorarono prima delle avanguardie. Quindi è un'occasione per ripercorrere la storia dell'arte toscana attraverso alcuni capolavori di Fattori, di Lega, di Abbati, di Cecconi e poi importanti lavori di Lloyd, di addirittura Plinio Nomellini, insomma un'occasione importantissima per riuscire a rivedere attraverso una collezione che inaugura una serie di mostre intitolate Le case della vita, ripercorrere appunto la storia della nostra arte in Toscana. Una serie di autori molto importanti e molto famosi che però, come vediamo guardando un'occhiata intorno, trattano più o meno un argomento sempre simile. Sì, simile, perché il tema della pittura dei campi, il tema della Maremma, il tema dei cavalli e dei soldati come esito delle guerre di indipendenza. E poi una parentesi importantissima, quella della permanenza della famiglia Olsky, Roster, Del Greco all'isola d'Elba, in quel momento una specie di Eden, di paradiso terrestre, da dove riportano una serie di quadri che sono memorie importantissime che noi abbiamo voluto esporre insieme a una straordinaria raccolta di fotografie. Con il dottor Daniele Olsky, rappresenta la famiglia proprietaria della maggior parte delle opere esposte. Sì, in effetti questa collezione che si è formata immediatamente dopo l'Unità d'Italia è stato un filo conduttore di tutta la storia della famiglia attraverso le cinque generazioni che hanno partecipato alla formazione della collezione. In pratica la collezione è stata formata nel corso di 100 anni, grosso modo, che vanno dai primi quadri che Giovanni Del Greco fece commissionare a Giovanni Fattori per ricordare le sue gesta di garibaldino, prima alla spedizione dei Mille e successivamente alle guerre di indipendenza, e gli ultimi quadri di Lloyd acquistati da mia zia Marcella negli anni 60 del Novecento. Quindi in quest'arco temporale passato attraverso due cambi diciamo di generazioni per via femminile, che hanno anche cambiato il nome poi alla famiglia, che è passata da Del Greco a Roster e infine agli Olsky, hanno formato una specie di legame con la storia della famiglia che al tempo stesso si è intrecciata con la storia del nostro paese, con tutta una serie di percorsi, di vicende, di passaggi difficili, le guerre, le leggi razziali che hanno poi contraddistinto in modo particolare la storia della famiglia Olsky. Quindi è una specie di trade union fortissimo che riporta questo legame con le varie generazioni che vi hanno partecipato nella costruzione della collezione. Quindi guardando questi quadri esposti da oggi qui alla Casa Museo di Ivan Bruschi, c'è, a parte la soddisfazione di vedere le proprie opere esposte, c'è anche un legame con alcuni di questi quadri che ricordano anche varie situazioni familiari. Certamente, soprattutto per la parte che a me è più vicina, e quindi quella relativa a Lloyd, che è stato un amico di famiglia, tant'è vero in due dipinti di Lloyd è anche presente una fotografia che lo ritrae mentre dipinge il quadro di questa baracchina sulla spiaggia costruita da mio nonno, e quindi c'è questo legame strettissimo che poi mia zia Marcella ricorda nelle sue memorie proprio con una forma di trasporto del tutto particolare, che si capisce, identifica queste fasi elbane a cui si riferiscono anche tutte le fotografie che poi sono state esposte, fotografie degli anni 20 e 30, che erano il contrappasso con i momenti difficili attraversati dalla famiglia. Quindi le guerre, le distruzioni, l'esilio subito da mio bisnonno, insomma tutte queste situazioni poi trovavano una forma di pacificazione in questi momenti elbani, in questa
questa pittura di Lloyd, che è così serena e così ricorda questi momenti lieti passati dalla famiglia.